Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Segnalibro. Siamo nella libreria Iram di Rende insieme a Luca Chito e Valentina Mari. Una puntata che stasera ruota attorno al mistero, perché leggere e scrivere è un po' come indagare. Scoprirete perché, ma cominciamo dall'inizio, come di consueto, con la fiaba messa in scena dall'associazione Ci Siamo. C'era una volta un giovane che aveva l'abitudine di andarsene sempre in giro per la foresta, completamente disarmato, sebbene sua madre lo rimproverasse spesso per questa sua imprudenza. Ma non hai neppure un ago, e se qualcuno dovesse attaccarti, come potresti difenderti? Ma chi mi deve attaccare, madre? E poi perché dovrebbero attaccare me, madre? Figlio mio, mi fai stare sempre in ansia. Ma no, madre. Ti raccomando, sta attento. Vai, madre. Ma ogni volta a quelle parole il ragazzo si limitava a sorridere e non prendeva in nessun conto l'ammonimento materno. Un giorno però, mentre si trovava nel cuore della foresta, all'improvviso venne circondato dai ladri, i quali lo fecero prigioniero senza alcuna difficoltà. Allora il giovane, ricordando le parole del genitore, sospirò. Se solo avessi avuto un ago, non mi avreste certo fatto prigioniero. Il giovane prese il minuscolo oggetto tra le mani e finse di esaminarlo con molta attenzione. È spuntato! Chi volete prendere in giro? Ma cosa dici? Via! E così fece scappare i ladri e tornò a casa, abbracciò sua madre. Figlio mio! Madre! Dove sei stato tutto questo tempo? Che ti è successo? Madre, non potete capire. Mi hanno fatto prigioniero nel bosco. E cosa ti hanno fatto? Madre, non mi hanno fatto niente. Sono riuscito a liberarmi con un ago, madre. Come dicevate sempre voi. Ti prego, promettimi che d'ora in poi sarai più attento. Sì, madre, ve lo prometto. E così un oggetto ritenuto insignificante può essere un'arma potente nelle mani di un uomo coraggioso. L'angolo atteso della scrittura creativa. Abbiamo imparato in questi mesi a cominciare l'incipit per un racconto, a caratterizzare i personaggi, a scrivere i dialoghi. Questa sera cosa ci insegnerà Paola Perrelli? Lo scopriremo tra poco. Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la scrittura creativa. È imitare per ritrovare la propria voce, è imparare dai gesti più semplici come camminare, andare in bicicletta, per riscoprire una propria dimensione, una propria consapevolezza nell'atto di scrivere. E vi voglio dedicare un contributo di Italo Calvino, che scrisse in Furti ad arte Conversazioni con Tullio Pericoli. Qual è la prima spinta? Uno dice: mi piacerebbe scrivere una poesia o dipingere un quadro o scrivere un racconto sul tipo di quel dato quadro, di quella data poesia, di quel dato racconto. E questo è legittimo, per far venire fuori la voce, per esistere come personalità poetica indipendente, si comincia a stabilire il rapporto con un modello o con più modelli. Credo che un giovane, per cominciare una qualsiasi attività creativa, non debba farsi scrupolo di imitare e di rubare. E in queste poche righe Italo Calvino vuole avvalorare il discorso dell'imitazione, nel senso che i giovani scrittori, quasi in un passaggio obbligato, in una sorta di apprendistato,
provano ad imitare e a rubare, ma in realtà lui in modo affascinante accomuna questi due sinonimi nell'accezione positiva e negativa, quella positiva di seguire come modelli e quella negativa di proprio di rubare, di praticare un furto. Ma in realtà qualunque poesia, qualunque letteratura o espressione artistica, anche quella più originale, si rifà degli universi preesistenti, magari meno rintracciabili, meno divulgati. E questo, se noi pensiamo a Ugo Foscolo, che nelle lettere di Jacopo Ortis si rifà ai dolori del giovane Werther, proprio perché? Perché interi autori grandi hanno denunciato di trascorrere intere giornate a ricopiare per parola interi romanzi. Questo non proprio per l'atto di copiare, ma di assumere nuove forme di stile, contenuti che poi magari hanno fatto propri, e quindi è un modo per ricercare consapevolezza. E seguire dei modelli per ricercare la propria voce, la propria poetica, e quindi è un modo intelligente per crescere e per imparare dalla giovane età, ma non solo in senso anagrafico, attraverso un percorso proprio come quello dell'uomo, in cui all'inizio si dipende da modelli familiari, poi mano a mano che si diventa adulto si scelgono i propri modelli per crescere in autonomia, per acquisire consapevolezza. E quindi l'atto di rubare, di imitare per diventare meglio del maestro, come fece anche Proust, che ci viene difficile immaginare come imitatore, ma attraverso la poesia di Balzac, Proust si rivela addirittura migliore di quest'ultimo. Proviamo anche noi proprio nella nostra piccola passione di costruttori di racconti e di romanzi a imitare, a rubare, non nel senso di praticare un furto, ma di acquisire quegli elementi di stile e contenutistici, autori che ci hanno sempre affascinato. E io voglio invitarvi proprio a ripensare, partendo dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, in cui c'è un momento bello, struggente, un passaggio famosissimo in cui Tancredi e Clorinda, che appartengono a schieramenti nemici ma sono amanti nel segreto, si ritrovano sotto spoglie diverse, lei camuffata sotto un'armatura, e a combattere, e addirittura Tancredi si rende conto solo dopo averla ucciso che trattasi appunto della sua amata. E in questo modo proprio, quindi, questa scena, questo entrare in relazione, questo allontanarsi e poi ritrovarsi, riconoscersi, intendersi di Clorinda e Tancredi può essere in qualche modo imitato per l'invito che vi formulo oggi a costruire un breve racconto ambientato nel 2012 in una città di questa stagione epocale, in cui appunto due persone, due amanti, non solo per ragioni di guerra o di morte, si allontanano, vengono allontanati dal destino e poi sotto mentite spoglie invece si ritrovano. E provate a rubare dalla Gerusalemme liberata oppure da romanzi che particolarmente prediligete. Buon lavoro!
Il nostro consiglio di lettura per i più piccoli è un classico di uno dei più grandi scrittori del Novecento, si tratta di Italo Calvino e il libro è impreziosito dalle illustrazioni di Giulia Orecchia. Il libro si chiama I disegni arrabbiati ed è edito da Mondadori. Protagonista è una bambina, lei si chiama Lodolinda, che è una bambina che ama molto disegnare. Quando è di buon umore disegna farfalle celesti e arancione su tulipani rossi e gialli. Quando è arrabbiata disegna pipistrelli viola e coccodrilli verdi. Quando ha voglia di piangere disegna salici piangenti sotto la luna. Però Lodolinda ha un fratellino e anche lui vuole disegnare. Come andrà a finire lo scoprirete insieme a mamma e papà leggendo I disegni arrabbiati. Valentina Mari, si è chiuso il Salone del Libro di Torino, ne parliamo perché intanto a Torino erano presenti 40 case editrici calabresi, sì. Quindi una presenza importante, anche perché in quell'occasione l'assessore regionale Caligiuri ha detto che la Calabria rispetto alle altre regioni meridionali segna un più, quindi ci sono lettori in più, ci si legge di più in Calabria rispetto al resto del Mezzogiorno, una tendenza che verifichi anche tu nella tua esperienza quotidiana? Penso di sì, nel senso che il lettore, la gente comune, diciamo, sta sentendo la necessità di approcciarsi al libro, sente la necessità proprio della lettura e della cultura in generale e anche proprio di tenere un libro in mano con le pagine scritte. E lo stand calabrese a cui facevo riferimento è stato uno stand molto visitato, è andato veramente molto bene, a grande sorpresa di tutti, dei visitatori ma anche di chi proprio nello stand c'era, quindi di questo mi congratulo veramente, sono molto felice di tutto ciò. Tra le altre cose, perché ci vorrebbe una puntata solo per parlare del Salone del Libro, tantissimi studenti, tantissimi eventi, così come dovrebbero essere i festival della letteratura. La tendenza, dicevi tu, al tradizionale, poche book, molto libro, molte pagine da sfogliare, da toccare, perché il libro, la bellezza del libro è anche questo, no? L'ebook è stato anche protagonista al Salone del Libro, pure perché molti si proponevano proprio i loro nuovi lavori tramite l'ebook, non tramite il libro, però si è visto che gli stand dove c'erano i libri interessanti, gli stand appunto come quello della Calabria, ma anche quelli un po' più di nicchia, con dei piccoli editori, degli editori indipendenti, erano quasi sempre tutti pieni, sono stati molto visitati e questo è un dato che incoraggia veramente. Le manifestazioni servono a trainare i libri e ad attrarre l'attenzione dei lettori. E maggio è sicuramente il mese più attivo, è il mese dedicato alla lettura anche nell'ambito nazionale, non solo il Salone del Libro ma tante manifestazioni. La provincia di Cosenza non è fuori da questo circuito. La manifestazione si chiama Abbuffatevi di libri, lo slogan è Leggere fa crescere. Valentina, anche la tua associazione ha un programma ben preciso, ha scelto Altomonte, un bellissimo borgo storico, per far sì che la bellezza delle parole si intonino, siano in sintonia con la bellezza dei luoghi, no? Sì, anche, assolutamente sì, perché Altomonte ci ha accolto veramente volentieri e siamo ben contenti perché appunto è un borgo veramente fenomenale. Ci ha dato a disposizione anche il Palazzo Battaglia, dove il 23 stasera si inaugura una mostra del maestro Festuccia che proseguirà per tutta la manifestazione che sarà fino al 25 maggio. Ci saranno incontri letterari con diversi autori, quasi tutti giovani, perché abbiamo puntato appunto su autori giovani, case editrice che propongono cose nuove. L'unico incontro con un autore, diciamo, un po' meno giovane ma veramente interessante sarà la serata finale di venerdì 25 con lo scrittore Giorgio Manacorda, che tra l'altro è tra i 12 finalisti del premio Strega con il Corridoio di Legno, e siamo molto felici di ospitarlo. Insomma, in bocca al lupo
tempo per questa sperimentazione che tende chiaramente a far sì che la lettura esca dalle librerie e diventi anche patrimonio, no, dei piccoli borghi, che aiuti a far crescere, a ritrovarsi nei piccoli borghi. Il libro di oggi è di Andrea Vitali, Galeotto fu il colliere. Andrea Vitali, che è un medico che ambienta quasi tutti i suoi libri a Bellano. Anche qua un piccolo borgo molto bello, quindi ci colleghiamo perfettamente. La bellezza di Andrea Vitali, dei suoi libri, è la leggerezza della scrittura e la descrizione dei personaggi. Non sono mai personaggi a caso. Pare che Andrea Vitali, lo ribadisco, è un medico, pare tragga dai suoi pazienti i personaggi, è così? Probabilmente, anche perché appunto ce ne sono sempre tanti e tutti quanti delineati perfettamente, oltre ai personaggi principali ovviamente, ma tutti i personaggi che popolano la sua Bellano sono descritti in una maniera strepitosa, sono tutti caratterizzati, quindi troviamo effettivamente ogni cosa di noi magari in ogni personaggio che lui descrive. Il protagonista, e vi diciamo solo questo, è un giovane alle prese con il matrimonio, però insomma è un po' indeciso, come spesso accade nei piccoli centri. C'è una madre che interferisce. Sì, infatti è più che altro la mamma alle prese con questo matrimonio, perché vorrebbe accasare il figlio per lasciargli la sua impresa, figlio che però si è invaghito di una svizzera che gli ha fatto perdere la testa, ma la mamma non ne vuole sentir parlare, perché non è dice moglie buoi dei paesi tuoi, non è possibile che ti prendi questa svizzera. E allora parte una caccia alla moglie perfetta. Secondo la mamma deve essere la nipote del medico, che tra l'altro è molto apprezzato nel centro, ha molto potere, quindi può aiutare anche l'azienda, cosa che ovviamente il figlio non vuole. In tutto ciò, in tutta questo vai e vieni di donne, perché è un libro molto incentrato sulla visione della donna, sulle donne, sono queste femmine, donne che muovono tutti i figli, a volte sono donne belle, altre volte sono donne brutte, perché tra l'altro questa nipote è talmente brutta da far venire le coliche alla mamma del protagonista. In tutto ciò Livio trova un tesoro, mentre fa un sopralluogo per lavoro, trova un tesoro molto grosso e pensa che questo ritrovamento possa dargli una svolta nella sua vita, possa magari risolvere anche questi problemi di matrimonio con cui si ritrova. Allora, fermiamoci qui. Risolverà i problemi di Livio o no questo tesoro? Lo scoprirete leggendo il libro, un libro che è divertente, che è scorrevole, una lettura piacevole, come ci ha abituati Andrea Vitali. Ribadisco, Galeotto fu il colliere. La sera del 9 ottobre Lidio Cerevelli navigava in un lago di nostalgia. Ad alimentarla era lei, Elga. Motivi, purtroppo, ne aveva iosa. Innanzitutto sul paese era calata una cappa di foschia e umidità che per contrasto lo rimandava ai luminosi pomeriggi dell'estate appena trascorsa. In secondo luogo Lirica, vantandone il diritto, aveva voluto dare un'occhiata al conto da presentare al Cerretti. I lavori alla palazzina erano stati completati in 15 giorni, eseguiti con una puntualità e una precisione che il professore stesso aveva elogiato. Non aveva discusso sul costo, ma appunto perché non l'aveva chiesto e soprattutto perché era il professore. «Bisogna fargli un bello sconto», aveva detto Lirica, e tac, con due colpi di matita, aveva fatto saltare quel po' di cresta che Lidio si era illuso di intascare. Talmente illuso che ne aveva data comunicazione tramite lettere alla Elga, annunciandole che, grazie all'aiuto di un certo professore, un vecchio coglione con le mani in pasta dappertutto che credeva di saperla lunga, ma in realtà di conti non capiva un cazzo, il capitale del loro futuro era nato. Nel nulla erano svaniti il suo compenso quale progettista e supervisore dei lavori, una consulenza chiesta all'idraulico Treponti e gonfiata d'arte dallo stesso Lidio, e sua abitudine, aveva detto Lirica, a calcare sui prezzi. L'ha sempre fatto, ma con me non l'ha mai spuntata. E il costo delle tegole avanzate.
Le ritiriamo noi, aveva deciso la donna. Non vanno a male, non mancherà l'occasione di riutilizzarle. Due giorni dopo, per rispondere a tanta gentilezza, il Cerretti aveva convinto il signor Prevosto ad affidare all'impresa Cerevelli, nella persona di Lidio, la ristrutturazione dei locali delle ex scuole in piazza Santa Marta, da poco acquisiti dal Consiglio dei Fabbriceri. Un affare ottimo, ma se sua madre avesse continuato a mettersi di mezzo, Lidio temeva che anche lì non avrebbe trovato di che alimentare il capitale di cui aveva incautamente vantato la nascita. Quella sera Lidio s'era deciso per l'ispezione. E, ciliegina sulla torta, proprio mentre stava attraversando la piazza della chiesa per andare a dare un'occhiata allo stabile delle ex scuole, il signor Prevosto in persona l'aveva fermato per fare quattro chiacchiere e nel discorso aveva lasciato cadere che, da sua madre, aveva saputo che stava cominciando seriamente a pensare al matrimonio. Era vero. Cioè, era vero che qualche sera prima Lirica, vedendolo così tranquillo e ben disposto, aveva ritirato fuori la questione e lui aveva risposto sì, tanto per dire qualcosa. Ci stava pensando davvero e al momento opportuno ne avrebbe parlato. Bravo, bene, l'aveva congedato il prevosto. Così Lidio, guardando la figura del sacerdote che si allontanava come un angelo scuro nella sera, si era sentito sull'orlo di un buco senza fondo e la nostalgia di Helga era diventata un'affilatissima lama di coltello piantata sotto lo sterno. Quando entrò nei locali delle ex scuole, era ormai buio. La luce stentata di due lampadine illuminò l'ambiente. L'aria aveva odore di chiuso. Sui pavimenti, polvere, tocchetti di intonaco. Addossati alle pareti un paio di armadi e banchi non più utilizzati, su cui erano passate intere generazioni di scolari, tra loro suo padre Leone. La nostalgia di Lidio si acuì in quel profumo di passato, dal cui fondo venivano anche le storie che, su quell'edificio, come di altri del vecchio nucleo del paese, gli avevano raccontato quando era bambino. Leggende, folle di un conte, il conte Lorla, proprietario di quegli immobili 100-200 anni prima, che usava liberarsi degli avversari negli affari, così come nell'amore, murandoli anche vivi nei suoi palazzi. Ne aveva fatti di brutti sogni, pensando a quelle storie. E Helga, rifletté, cominciando l'ispezione dei locali, avrebbe finito per diventare pure lei soltanto un sogno? Picchiava intanto con le nocche sui muri, un gesto istintivo ormai, uno dei primi appresi durante la gavetta sui cantieri che permetteva a un orecchio esercitato di capire dove il muro fosse solito, di sasso e dove no. Ormai il giro del piano era completato, mancava la parete che dava su piazza Santa Marta, di fronte alle carceri mandamentali, un muro maestro. Invece a un certo punto, tocco, un suono vuoto. Il Cerevelli si fermò. Possibile. Tornò indietro di un paio di passi. Riprese la percussione. Il suono era bello pieno su tutto il muro, ma nello stesso punto di prima, tocco, ancora come se. Gli venne un mezzo brivido al pensiero, ma sorrise. Ormai era un adulto. Eppure, che lì dentro ci fosse uno di quegli avversari che il conte Lorla murava vivi per toglierseli dalle balle? Si guardò intorno alla ricerca di qualcosa con cui grattare il muro. Trovò un lungo chiodo arrugginito, di quelli che si usano per fissare le travi dei tetti. In mancanza di meglio, usò quello. Non gli ci volle molto per aprire un piccolo varco, un buco in quella parete a mezzo marcia. Sbirciò attraverso il pertugio senza vedere niente. Riprese a picchiare. A un certo punto dell'operazione udì un rumore, un tintinnio. Pensò per un istante che il chiodo gli fosse scappato di mano, caduto per terra. Fu un brevissimo istante, appunto, perché il chiodo era sempre lì, stretto tra le sue dita. E allora guardò sul pavimento e la vide. Una moneta. La raccolse. Era pesante. Se la mise a due dita dagli occhi. Era oro? Il libro di stasera parla di un mistero e racconta anche del Santo Graal. Tanti scrittori sono cimentati con un argomento che evidentemente non è stato spiegato e non ha trovato una sintesi su questo argomento. È un argomento che riesce a far sì che scrittori e lettori si incontrino, perché è un argomento che non è stato svelato, è un mistero che resta tale. Una
indagine, quella effettuata dal dottor Gabriele Montera. Grazie per essere con noi. Il calice svelato nell'ultima cena di Leonardo, appunti di un insolito viaggio, questo il titolo del libro di cui parleremo tra pochissimo. Vent'anni fa la strage di Capaci, ma chi erano, come lavoravano, il metodo di Falcone e Borsellino, lo racconta in un libro uno degli allievi proprio di Giovanni e Paolo, così come li chiamava Antonino Ingroia, oggi sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Nel libro Gli splendori e le miserie, l'eroismo e la viltà, presentato all'Università della Calabria. Palermo, dice Ingroia, è specchio dell'Italia. E poi ancora il magistrato antimafia lancia l'allarme e dice che la commistione tra criminalità organizzata e politica c'è e purtroppo è molto alta. Dottor Ingroia, lei ha detto Palermo è specchio nell'Italia nel libro, perché? Beh, perché credo che Palermo sia stato appunto storicamente laboratorio politico, sociale e istituzionale, capitale della mafia e capitale dell'antimafia. Da lì è nato anche, diciamo, il movimento per la legalità che poi si è diffuso nel resto d'Italia. Per quanto riguarda invece la Costituzione, lei ha detto non si può essere imparziali. Nel senso che io credo che la Costituzione costituisce la nostra tavola dei valori di riferimento, a quella dobbiamo tutti relazionarci e dobbiamo stare tutti dalla parte della Costituzione, non si può essere appunto neutrali, bisogna stare dalla parte dei valori della Costituzione, per questo io un po' enfaticamente mi sono dichiarato una volta partigiano della Costituzione. Lei nel libro ha detto una cosa che a me è piaciuta molto, Falcone e Borsellino scherzavano sulla morte. Beh, sì, erano degli uomini dotati anche di capacità, anche diciamo, di umorismo e di ironia, era anche un modo di esorcizzare il rischio al quale quotidianamente si è esposti. Un'ultima domanda, sempre dal libro. Lei diceva all'inizio, io vedevo questa professione quasi in modo romanzesco, provenivo dalla letteratura di Sciascia. Oggi come la vede questa professione? Beh, ovviamente la vedo più da vicino. Però è una bella professione, un bel mestiere, e dico a molti giovani che è il caso di farlo e di cimentarsi. La commissione con la politica c'è? La commissione della criminalità con la politica c'è, purtroppo molto alta. Dottor Montera, il calice svelato è un suo percorso, un percorso interiore e poi un'indagine anche che è un'indagine reale, che è fatta ed è svolta su documenti e su chilometri, tanti chilometri percorsi. Tutto parte da un dipinto che è un cult e che è l'ultima cena di Leonardo. Lei un giorno guarda questo poster che aveva acquistato e si rende conto, vede una cosa che non aveva mai visto prima. Ed è da lì inizia lì il suo viaggio, è da lì che lei parte. Sì, esattamente, è successo così per caso. Come quelle cose che talmente semplici sul momento, che però poi finiscono con il condizionare la vita, perché lì poi si trovano le risposte che magari cercavi. Quella sera non osservavo neanche il dipinto, lo sguardo distratto è caduto sulle immagini. E improvvisamente è venuta fuori questa forma dorata che non mi era mai apparsa nel guardare il dipinto in altre circostanze. Un'illusione ottica, una visione, un'apparizione, così in quel momento mi è sembrato.
per poi comprendere che erano delle figure geometriche che Leonardo aveva dipinto sulla parete della sala virtuale del Cenacolo, che cambiavano forma e significato a quel tipo di osservazione, ripeto, distratta. In quel momento la mente era disconnessa e allora è come se altri occhi avessero visto al posto dei miei occhi abituali. Da quella immagine è venuto fuori anche il titolo del libro, Il calice svelato, perché quella sera il dottor Montera riesce a vedere ciò che non aveva mai visto prima, ossia il calice, il Santo Graal. Partiamo, e questo è il primo elemento. Altro elemento importante in questa indagine riguarda il telo, la tovaglia sul tavolo, perché attraverso degli studi, perché sono stati dei veri e propri studi, lei arriva ad un'altra scoperta, perché non è un telo qualsiasi quello che ricopre il tavolo del Cenacolo. Sì, effettivamente le scoperte si sono susseguite in rapida successione, se vogliamo, e partendo sempre dalla intuizione originaria che, avendomi rivelato la presenza del calice in quel dipinto dove si è sempre detto non fosse mai stato presente, ecco, quella serie di eventi che si è succeduta mi hanno confermato che non era un effetto casuale quella presenza, ma era legato ad altri elementi. Per esempio, al di sopra del calice stesso si può individuare una immagine sfumata che l'occhio coglie come delle macchie sulla parete, e che invece riguardate, no, sotto un altro aspetto, assumono invece l'aspetto del volto molto ma molto somigliante alla sindone. Quindi questo abbinamento tra un volto e quell'immagine del calice non poteva essere casuale, doveva essere stato inserito per dire qualcos'altro. E nel momento in cui mi sono apparse delle anomalie nel dipinto, degli errori abbastanza grossolani di Leonardo in termini di prospettive, di proporzioni, e ho voluto capire che significato avessero realmente. E ancora lì mi è stata offerta la possibilità di avere elementi che mi hanno portato poi anche al calcolo, prima approssimativo, della tavola che ricopre della tovaglia che ricopre la tavola, e poi verificare attraverso un'esperienza diretta fatta con dei modellini che hanno replicato le forme e le dimensioni della tavola con la sindone. Ecco, a quel punto mi si sono svelati altri elementi che mi hanno portato a dare un ulteriore significato al Cenacolo, come se Leonardo avesse volutamente parlato di altro oltre a ciò che normalmente noi sappiamo essere presente nel dipinto, che si riferisce in prima battuta al momento del tradimento di Giuda, nel momento in cui Gesù dice uno di voi mi tradirà. Ecco, mi sono accorto invece che oltre questo significato si possono cogliere altri significati ancora. Quindi lei dice c'è una similitudine, il telo che ricopre la tovaglia, il tavolo attorno a cui Gesù e gli apostoli sono raffigurati nel Cenacolo, in realtà è il telo della sindone. Questa è la sua conclusione. Come vedete sono temi complessi che per ragioni di tempo sintetizziamo. Quanto ha contato il Codice da Vinci, la lettura del Codice da Vinci nella stesura di questo libro? Allora, il Codice da Vinci ha rappresentato il momento iniziale di una curiosità e di un'attenzione diversa nei riguardi di questi aspetti, fermo restando che ho visto a suo tempo in Dan Brown il coraggio di scrivere in un romanzo fatti, esperienze, e ricerche, risultati di altri indagatori su questi ambiti, ma ha rappresentato soltanto un elemento di stimolo, di curiosità.
E allora mi sono accorto come noi in effetti funzioniamo bene quando è la curiosità a prendere possesso del nostro agire. C'è un'espressione di un anonimo che dice la curiosità è la punta di diamante dell'intuito. Bene, tutti questi elementi sono venuti attraverso questo processo intuitivo sollecitato dalla curiosità. Quindi Dan Brown è stato, diciamo, importante perché ha incuriosito me, come ha incuriosito milioni di lettori. E dietro questa curiosità io ho letto, poi nel tempo, la possibilità di poter far emergere delle conoscenze che si sono trasferite all'esterno, ma che sono anche conoscenze interiori, quindi di me stesso, che hanno avuto come origine la curiosità. E c'è anche il tentativo, definiamolo così, poi il dottor Montera mi correggerà se questo non è, di andare oltre la storia ufficiale della Chiesa, la lettura anche dei Vangeli apocrifi e ancora nel dipinto il attirare, o meglio puntare l'attenzione su una figura che è vicina a Gesù. Nella letteratura classica è l'Apostolo Giovanni. Il dottor Montera dice che questo non corrisponde a verità, che l'Apostolo Giovanni in realtà altro non era che la Maddalena. Diciamo che questo è un corollario del cammino, dove insomma viene precisato attraverso altre testimonianze che non sono riferite soltanto al dipinto di Leonardo, questa presenza ambigua di questa figura femminile. Giovanni, lo ricordiamo, era il più giovane degli apostoli di sì, Gesù. Sì, e infatti per questo gli si attribuisce anche un certo tipo di aspetto che può somigliare a quello di una donna. Però io, ecco, penso che la figura della Maddalena, proprio per il significato che ha il termine Giovanni, che al di là di essere un nome di persona è un titolo, è una funzione, Ioanna erano coloro i quali conoscevano la tradizione, che si identificavano nella tradizione. Quindi io mi sono chiesto e ho lasciato aperto la risposta se la Maddalena fosse essa stessa un Giovanni. Certo, perché la sua tesi, perché nel libro c'è una tesi, è in realtà quella che il Santo Graal, il sangue nella coppa, la discendenza reale di Gesù, altro non fosse che quest'unione. La Maddalena, secondo la tradizione popolare, era la moglie di Gesù, quindi una discendenza vera del sangue reale, quindi di Gesù stesso. Insomma, un po' dissacrante come rispetto alla storia tradizionale della Chiesa. Ma diciamo che questo aspetto si può leggere tra le righe, ma quello che per me diventa importante è poter far poggiare l'attenzione su l'aspetto simbolico del Graal, inteso come contenitore del sangue reale. Ma come contenitore del sangue reale è anche la sindone, perché anche la sindone contiene il sangue di Cristo. E allora bisogna interrogarci sul reale significato del sangue reale e che cosa rappresentano questi simboli, che per me, al di là di essere oggetti di culto, sono, ripeto, dei simboli che hanno dei precisi significati che invece di accettare come elementi da venerare o da impossessarsi, ecco, dovremmo interiorizzarli e quindi comprendere l'intimo significato che veicolano, e sono tutti elementi che portano alla passione, alla morte e alla risurrezione di Cristo, che è il vero senso della missione di Gesù e anche il vero significato della nostra esistenza. C'è da sottolineare anche il metodo utilizzato dal dottor Montera, che è quello di una indagine scientifica che ha dei modelli, ad esempio Telesio. Beh, su Telesio c'è anche da fare un discorso molto, molto più vasto, nel senso che, ecco, io mi sono sentito di inserirlo nel libro perché fa parte anche lui di un mio cammino, e Telesio rappresenta
si può dire in parallelo con Leonardo, è il primo tentativo di rompere con la tradizione e di proiettarci verso una autonomia di pensiero che andasse oltre i modelli stabiliti dalla cultura dominante. E Leonardo cominciò a farlo prima attraverso la sua attività artistica e Telesio lo cominciò a fare invece quasi subito dopo, in una coincidenza di aspetti che sono identificabili in questa volontà di dare al libero pensiero il ruolo fondamentale che deve esistere nella vita di ogni uomo. E chiudiamo con un brano tratto dal libro, dal sesto capitolo, che si sofferma ancora sul perché il nostro autore, il dottor Montera, ha voluto e come si è trovato suo malgrado, preso per mano in questa storia, non è più riuscito ad uscirne fuori, ha dovuto insomma percorrere fino in fondo il cammino. C'è un brano di Goethe che lui riporta e che ci spiega il suo stato d'animo. Fino a quando non ci si compromette c'è esitazione, possibilità di tornare indietro e sempre inefficacia. Riguardo ad ogni iniziativa ed atto creativo c'è solo una verità elementare, l'ignorarla distrugge innumerevoli idee e splendidi piani. Nel momento in cui ci si compromette definitivamente anche la provvidenza si muove, ogni sorta di cosa accade per aiutare a far accadere altre cose che altrimenti non sarebbero mai accadute. Una corrente di eventi ha inizio dalla decisione, facendo sorgere a nostro favore ogni tipo di eventi imprevedibili, incontri ed assistenza materiale che nessuno avrebbe mai sognato potessero giungere in tal modo. Tutto quello che puoi fare o sognare di poter fare, incomincialo. Il coraggio ha in sé genio, potere e magia. Incomincia ora. Quindi praticamente lei si è compromesso. Sì, infatti io mi sono compromesso perché ho visto che attraverso questa azione, quando noi diamo al pensiero proprio la possibilità di diventare concreto, è lì che scatta la magia ed è lì che si verificano quegli eventi che possono cambiare in meglio la nostra vita, ecco, nel momento in cui abbiamo il coraggio di esprimere le nostre idee, realizzarle. Ed è l'invito, ecco, specialmente in questo momento storico in cui stanno crollando tanti modelli economici, sociali, politici, ecco, in questo momento noi dobbiamo trovare la forza e di credere in quello che noi siamo, perché quello che noi siamo possa diventare la nuova realtà, il nuovo modo di essere, la nuova dimensione verso la quale siamo destinati per nostra scelta ad andare. Grazie al dottore Montera. Allora, il calice è svelato nell'ultima cena di Leonardo, appunti di un insolito viaggio. In chiusura, come di consueto, vi ricordo la nostra pagina Facebook dove troverete anche i filmati relativi allo storico delle nostre trasmissioni e vi lascio come sempre con la classifica dei libri più venduti della settimana. Scivola al decimo posto Il rumore dei baci a vuoto, i racconti brevi e aperti del rocker emiliano Luciano Ligabue. Nono posto per la New Entry Maigret e il signor Charles di George Simenon, edito da Adelphi. Stabile all'ottavo posto Henri De Luca con Il torto del soldato. Settimo posto la novità di Serena Dandini con Grazie per quella volta, confessioni di una donna difettosa, edito da Rizzoli. Pagina in cui l'autrice cerca di rispondere alla domanda di cos'è fatta una vita. Tra le risposte leggiamo di ore spese inutilmente a cercare le chiavi della macchina, gli occhiali da sole, perché si sa che spesso le cose si spostano per farci dispetto. Hunger Games di Collins conquista il sesto posto. Meta classifica, quinto posto per Il momento è delicato di Niccolò Ammaniti. Perde qualche posizione Alessandro Del Piero con Giochiamo ancora, la vincente storia del calciatore di un numero, il
10, che è la cifra della sua vita, al quarto posto l'Olimpo della classifica Fulvio Hermans con Se ti abbraccio non avere paura, al terzo posto pagine impegnative che ruotano attorno ad una malattia violenta come un tifone, l'autismo, e del viaggio di un padre e di un figlio, secondo posto per Leonie e la sua misteriosa famiglia, a guidare la classifica il bestseller dell'anno Fai bei sogni di Massimo Gramellini, edito da Longanesi, l'autobiografia ricca di emozione del vice direttore della Stampa che ha dedicato il libro a chi nella vita ha perso qualcosa.